E bentornati. Allora, oggi finalmente siamo arrivati alla conclusione del progetto della CNC 3070-110 e abbiamo potuto effettuare i primi test. Allora, la macchina è questa qui che viene descritta sul sito e che è stata presentata sul canale, che ha una sua playlist specifica e via dicendo. Quindi adesso andremo a vedere i test sia di movimentazione libera che di lavorazione. Prima di vedere questi, però, colgo l'occasione per in pratica rappresentare quelli che sono i progetti derivati dalla 3070-110. Quindi in questo momento abbiamo preparato, realizzato un progetto che è la 304060. Per chi non lo sapesse, questi codici sono in sequenza le misure dell'asse X, dell'asse Z, X e Y. Quindi questa macchina ha una Z di 30 cm, una X di 40 cm e una Y di 60 cm. In pratica tutti i modelli sono corrispondenti a quello che possiamo vedere qui nella playlist ISOMARK sulla 3070-110, solo che hanno dimensioni diverse, più piccole. Dopodiché, sulla destra c'è l'indicazione delle guide SBR che utilizzano e dello spessore del CarPlay con cui realizzare il progetto. Per la 304060 abbiamo un unico progetto con SBR 16 e CarPlay da 15 mm. Per la 306080 un progetto A con SBR da 16 e un B con SBR da 20. Tutti i progetti utilizzano viti a ricircolo di sfere SFU 1605. Poi abbiamo realizzato una 306100 con SBR da 20 e CarPlay da 15 e poi quattro varianti della 307010. Quindi la possiamo realizzare o con SBR da 16 e CarPlay da 15, oppure con SBR da 16 e CarPlay da 18, oppure con SBR da 20, CarPlay da 15, SBR 20 e CarPlay da 18. Abbiamo in programma di realizzare anche altri modelli oltre questi, però diciamo che in questo momento è un ventaglio di opzioni abbastanza ampio, quindi dalla più piccolina, che però ripeto, tutte queste macchine avranno chiaramente la stessa capacità di lavorazione della 3070-110 per quanto riguarda la capacità di lavorazione dei materiali. Chiaramente diminuisce lo spazio utile, cioè l'area utile di lavorazione, ma la macchina rimane identicamente la stessa. Pertanto, quelle più piccole della 3070-110, come la 306080, la 304060, presumibilmente avranno delle capacità di lavorazione anche più performanti rispetto a questa, in quanto avendo un asse X inferiore sono anche più rigide di quella grande, però chiaramente la grande ha il vantaggio di avere un'area di lavorazione più ampia. Comunque, adesso andiamo a vedere prima i test di movimentazione libera con la configurazione elettronica indicata e poi quelli di lavorazione vera e propria.